Ciao a tutti, continuiamo un po' l'analisi del sistema scheletrico iniziato nel precedente filmato e avevamo introdotto il discorso sulla colonna vertebrale, la suddivisione di questa struttura fondamentale del nostro corpo in quattro regioni principali, cervicale, toracica, lombare, sacro-coccigea, e avevamo accennato alle funzioni importanti della colonna vertebrale, innanzitutto il sostegno del corpo e il fatto che la colonna vertebrale distribuisce carichi e sforzi sul nostro corpo stesso. E questo dà l'idea di una colonna vertebrale che ha una funzione, perché ha una caratteristica di rigidità, perché deve avere una resistenza, ma al tempo stesso ha anche una funzione di flessibilità, dovendo permettere movimenti particolari e l'adattamento alle varie situazioni. Una colonna vertebrale che però è importante come struttura perché è suddivisa in varie, appunto, vertebre separate da dischi, quali dischi hanno anche funzione di ammortizzazione, di distribuzione dei carichi. Quindi una colonna vertebrale che è importantissima e le cui patologie, che dipendono poi da tanti fattori, dalle posture o dall'eccesso dei carichi, le cui patologie possono aprire la strada a, diciamo, situazioni anche gravi. La colonna vertebrale però ha anche una funzione importante di protezione, di che cosa? Protezione del midollo spinale, che diciamo, è la struttura, la sostanza importantissima che permette al sistema nervoso il funzionamento. Midollo spinale che è suddivisibile in due zone principali, che sono tra di loro però interconnesse, e sono costituite da cellule, da neuroni, sostanza grigia e sostanza bianca. La sostanza grigia è più che altro ha il ruolo di controllo del movimento muscolare, la sensibilità, quindi la funzione sensomotoria. Invece la sostanza bianca, che contiene molta mielina, che abbiamo visto precedentemente nel tessuto nervoso, è più legata allo scambio di informazioni, quindi al passaggio degli impulsi che riguardano le aree di materia grigia. Naturalmente il tutto è connesso, come dicevo prima, in modo molto, molto efficiente, molto funzionale. Alcune patologie possono invalidare questa struttura, questa funzionalità, tipo le sclerosi multiple, che appunto sono delle patologie anche molto gravi. Andiamo a considerare, oltre a queste situazioni, il fatto che la colonna vertebrale, proprio per le posture errate, per i carichi soprattutto possono essere legati al lavoro o possono anche essere abitudini che noi abbiamo errate anche per quanto riguarda la gestione del nostro corpo, sono soggetti appunto a delle curvature, a delle deviazioni che sono essenzialmente chiamate cifosi, scoliosi, lordosi, possono avere varie tipologie e che possono anche venire affrontate con la riabilitazione. Continuiamo un po' il nostro discorso sul sistema scheletrico, scendendo un pochino verso il basso e andando a vedere le strutture che riguardano il bacino, le ossa che noi associamo all'anca, la cintura pelvica in particolare. Le due ossa iliache che formano la cintura pelvica permettono a questa struttura un ruolo di collegamento tra la parte più alta, diciamo, e la parte più bassa del nostro corpo. Oltre che questo collegamento, sicuramente il fatto di sostenere tutto il nostro tronco e anche l'altra funzione, non certo secondaria, la funzione di protezione degli organi interni, dei visceri pelvici e diciamo della struttura degli organi appunto fondamentali anche legati alla riproduzione. È associato a un forte sistema muscolare, la cintura pelvica infatti ha una sua, diciamo, rigidità, una sua unione, diciamo, che non permette eccessivi movimenti, cioè c'è una possibilità di movimento, ma sicuramente c'è un tutt'uno con tutto il nostro corpo. Diamo un'occhiata al fatto che questo cingolo pelvico è anche, diciamo, collegato a questi sistemi muscolari forti, no? E pertanto è unito con tutta la muscolatura della schiena e con la muscolatura degli arti inferiori. Il bacino è più largo mediamente
nelle donne perché c'è il fatto che ha la funzionalità legata alla gravidanza, a sostenere il ruolo, il peso della gravidanza. È collegato con l'arto superiore, è collegato con la testa del femore. Naturalmente, vediamo, per quanto riguarda il nostro arto inferiore, sicuramente le ossa di cui è costituito, andando a considerare sia la parte superiore dell'anca, ma poi mettendo in risalto il ruolo del femore, il ruolo della tibia, del perone e poi diciamo, le ossa che riguardano il piede. Il femore in particolare, questo osso che è l'osso più lungo del corpo umano, è molto famoso il femore anche perché è soggetto, soprattutto nelle persone con, diciamo, con età avanzata e anche persone che hanno delle problematiche legate ad esempio all'osteoporosi, ecco, il femore, questo osso lungo è fratturabile facilmente e le sue fratture nell'anziano possono aprire la strada a molte patologie. In effetti è uno degli ossi, è uno delle ossa che presentano, in caso di frattura, una elevata mortalità. Allora ci permette il femore con la ripartizione del peso, innanzitutto tutte le forze sulla gamba, è chiaramente un osso collegato a un muscolo molto forte e quindi la sua funzione principale è proprio la funzione di permettere il carico, permettere la locomozione, anche movimenti molto intensi come ad esempio il saltare, non soltanto il camminare, ma anche il saltare. Dunque, vediamo la struttura del femore con la sua testa molto, molto grossa, vedete le sue zone distali che sono molto sviluppate, molto forti e un sistema molto efficiente. Questo osso lungo. E si continua con la rotula, quindi la struttura che riguarda il nostro ginocchio è un osso particolare, una specie di triangolo rovesciato con la punta verso il basso. Un osso che ha una sua resistenza che però può, anche se non lo si crede, può essere soggetto ugualmente a fratture. E si aggancia al tendine che riguarda, tutti i tendini che riguardano appunto la tibia e la struttura rotulea e protegge soprattutto tutte le articolazioni del ginocchio. E armonizza i movimenti, fa in modo che i movimenti non siano troppo a scatto, quindi fa in modo che i movimenti degli arti inferiori siano armonici, equilibrati. Permette anche l'estensione della gamba. E la gamba stessa, che appunto è costituita di ossa importanti, le due ossa parallele della tibia e del perone, ecco, queste due importanti ossa costituiscono la parte bassa dell'arto inferiore, che si aggancia poi alle strutture che riguardano appunto il piede, le ossa del piede, che vedremo in un secondo tempo. Il perone, questo osso fondamentale per la nostra gamba, è legato soprattutto al movimento, diciamo che anche se sopporta i carichi ha minore sopportazione rispetto al femore, quindi la sua, diciamo, efficienza è più legata al movimento, più alla locomozione. Il perone è associato spesso con la tibia, sono due ossa che poi insieme spesso in caso di traumi gravi, diciamo, si possono fratturare congiuntamente. È collegato con il muscolo del bicipite e abbiamo visto appunto che è in una posizione, come faccio di vedere, una posizione laterale rispetto alla tibia, che invece, ecco, vedete, è una posizione più centrale, più frontale, possiamo dire, e con ruoli di collegamento di queste due ossa sia col ginocchio sia con la parte bassa della caviglia, e la muscolatura del polpaccio, la forte muscolatura del polpaccio, è sostenuta da queste ossa. Il piede è sicuramente una struttura complessa. Perché è complessa? Perché intanto è articolato in tre parti tra di loro interconnesse. Quindi la parte, diciamo, l'avampiede, la parte precedente, la parte che riguarda soprattutto le falangi e il metatarso. Ecco, l'avampiede serve proprio per la spinta, per la locomozione, per il movimento. La parte mediana, il mesopiede, è più legato invece all'ammortizzazione del movimento, cioè l'ammortizzazione dell'appoggio, perché il piede in effetti è soggetto a importanti tensioni, a carichi molto elevati, quindi deve sviluppare sia la capacità del movimento, ma anche la capacità di ammortizzare l'urto col terreno.
Infatti è il calcagno, soprattutto la zona, vedete il calcagno, la zona parte alta, la zona dove si concentra soprattutto il carico, dove si riceve il massimo del carico del corpo, sia nel caso del movimento, sia nel caso anche del salto o di altre situazioni. Le articolazioni del piede permettono vari movimenti, quindi questa struttura complessa ha molti muscoli, tendini, legamenti. E le falangi sono appunto sono 14 falangi complessive, uno solo però delle 5 dita presenta due falangi ed è anche la parte, diciamo, più grossa del piede stesso, che riguarda appunto l'arcio. Vari sono i movimenti del piede, varie sono le capacità e vediamo adesso qualcosa in più invece per quanto ripassiamo, diciamo, agli arti superiori, andiamo a dare un'occhiata generale agli arti superiori, e con la suddivisione classica nell'omero, nel radio, vedete, e l'ulna, soprattutto le ossa fondamentali dell'arto inferiore. E in particolare per quanto riguarda l'omero, vediamo la sua posizione, vedete, l'omero che è situato tra la scapola e l'avambraccio, ecco, e permette le articolazioni della nostra spalla e anche del nostro gomito. Tutte le attività più complesse, le attività più forti, quelle che sono in parallelo con il femore, diciamo, considerando il parallelismo per queste due ossa, quindi l'omero permette lavori muscolari di potenza, no? E è anche importante per il movimento nei bambini piccoli, quelli che ancora non sono capaci di camminare a due zampe, quelli che camminano a quattro zampe. Quindi un osso lungo, sicuramente un osso collegato a queste articolazioni. E un osso che ha una struttura abbastanza forte, no? Non così forti sono invece le strutture successive del radio e dell'ulna, delle due ossa che formano l'avambraccio, la parte più bassa, collocate tra la parte alta dell'omero e la parte più bassa del carpo che ci collega con la mano. Le articolazioni sono invece molto più sensibili, molto più, diciamo, suscettibili di problematiche, e ci permettono però importanti movimenti. Impugnare, scrivere, lanciare un oggetto. Il radio è un osso lungo, naturalmente. Vediamo l'ulna invece, molto, diciamo, sono sempre studiate insieme queste due ossa, ulna e radio, però la posizione è diversa. È parallelo all'osso del radio, ma in posizione mediana, anch'esso collegato naturalmente a tutti i muscoli dell'avambraccio e della mano. Ecco, quindi il gomito e il polso, soprattutto il collegamento col polso. Diamo un'occhiata finalmente alla parte finale dell'arto inferiore, la mano, questa struttura veramente complessa, molto interessante, divisa in 27 ossa, e c'è il carpo, il metacarpo e le falangi, sono le sue tre regioni principali, un polso molto complesso e articolato, e soprattutto le tante funzioni della mano. Vogliamo andare a vedere quali possono essere? Le funzioni sono tantissime, sicuramente la possibilità, come vedete qui, l'opposizione, il pollice opponibile, che è da collegare come fattore evolutivo che ha permesso movimenti raffinati all'uomo e in ultima analisi ha permesso anche lo sviluppo di tecnologie e quindi la capacità di mostrare l'intelligenza dell'uomo stesso. La mano però presenta tantissime caratteristiche funzionali. Innanzitutto, beh, la funzione principale è la prensione, sicuramente. Tuttavia, insieme alla prensione, la mano ha anche funzioni differenti, tipo quella della comunicazione, quella di ricevere anche delle sensazioni, no? E comunicare, per esempio, anche senza l'uso della vista, comunicare informazioni alla corteccia cerebrale sulla distanza, sulla posizione. Se poi consideriamo anche il recettore sensoriale per quanto riguarda il tatto, anche questo è fondamentale. La mano quindi decisiva, la presa di forza, l'opposizione. Ecco che possiamo dire, insomma, alla fine, che tutte le articolazioni che compongono il nostro corpo, che si dividono in fisse, mobili e semimobili, permettono il funzionamento efficiente del sistema scheletrico. Le articolazioni mobili, tipo ad esempio, vedete questa dell'anca, o le articolazioni fisse, come in altri casi, diciamo, nel nostro corpo sono suddivise. Purtroppo il tempo è il nostro nemico, vi rinvio per altri approfondimenti, vi saluto, arrivederci.